Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare. Ciao a tutti belli e brutti, buonasera, bentornati o benvenuti al nostro incontro, al nostro appuntamento del sabato sera. Ragazzi, pronti? Siete pronti per cantare insieme a me? Tutti quanti insieme? Comincia ora il nostro Il sabato cantiamo insieme. Buonasera a tutti belli, buonasera a tutti brutti, bentornati. Para vocês que estão sempre aqui, bentornati. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, benvenuto a todos vocês, benvenuti. Siete pronti? Siete pronti per cominciare? Allora, come sempre, scrivete sulla chat o sui commenti. Sono pronto, sono pronta, sono prontissimo, sono prontissima. Io amo leggere le vostre frasi scritte. Sono pronto, Angela? Sono pronta, Angela? È bellissimo, eh? È l'aria che riempie i miei polmoni per iniziare questa lezione. Bene, 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 è arrivato il momento di imparare un po' di lingua e di cultura italiana con la musica italiana che ci piace, che ci piace. Mi piace, ti piace, a você, você gosta, ti ti piace, nós gostamos, ci piace, ci piace la musica italiana, è vero? Ti piace? A te piace? Se ti piace, scrivi, mi piace Angela, mi piace moltissimo, io amo, io adoro la musica italiana. Non esqueça, vamos começar agora a aprender aquele pouquinho di lingua italiana con musica, nos divertindo aqui juntos. Então, antes de começarmos, aproveita, já curte o vídeo, dá o like aqui, compartilha para divulgar esse momento com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha antes da aula, compartilha durante a aula, durante melhor não, né? Mas nesse momentinho aqui inicial pode compartilhar sim. Depois da aula compartilha para as pessoas, para que as pessoas possam ver e queiram participar nesse momento às 18 horas, horário de Brasília, com a gente aqui juntinhos no nosso canal, aqui no YouTube, Italiano com Angela Amarante. Lembrando a todos vocês, quem não estiver vendo essa aula, esse momento, no canal Italiano com Angela Amarante, se estiver no Facebook ou no Instagram, vem para cá, horário marcado, e nosso apontamento, o nosso horário marcado, é sexta-feira, todas... Oh, já que saímos sexta-feira? Venerdì, que é sexta-feira? Não. Sábado, às 18 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui conversando, aprendendo, cantando juntos, cantando insieme. Então compartilha que vale a pena. Não esqueçam, caso as legendas que você, se por acaso aparecerem legendas aqui para você, desativa, tem um botãozinho, tem uma engrenagenzinha na tela aqui do YouTube em algum lugar, dependendo se é no seu celular ou se é no computador, tem uma engrenagenzinha, uma rosquinha ali, né, uma engrenagenzinha, clica nela, desativa, ou então é um botãozinho com C, né, tem CC assim, aí você desativa, porque são legendas automáticas geradas pelo YouTube, eu não tenho nada a ver com isso, não me responsabilizo, ok? Só desativar, porque também não atrapalha a imagem de vocês. Bem, né? Hai già dato il tuo like, il tuo mi piace? Ha già inviato il link e hai già invitato i vicini di casa, gli amici, i colleghi del lavoro e tutta la famiglia? Hai già fatto tutto questo? Benissimo, perché la nostra lezione di oggi comincia ora. E c'è una novità, tra virgolette. Como vocês sabem, a maioria das músicas que eu trago para trabalhar são músicas que eu conheço, que
fazem parte, fizeram e fazem parte da minha história com a língua italiana, com a Itália, mas eu sempre gostei de receber de vocês sugestões para as nossas aulas, né? Então, nós estamos caminhando, revendo as aulas que vocês mais gostaram, colocando nesse novo formato aqui, as músicas que vocês mais curtiram, mais assistiram, mas também aquelas aulas que vocês mais curtiram e mais assistiram, mas também eu estou colocando em ordem todos os pedidos de vocês de música para que eu traga para as nossas aulas. Então, hoje eu vou começar atendendo oficialmente os pedidos de vocês. Então, se vocês tiverem algum pedido de música, mandem mensagens para mim, às vezes aqui no chat, na hora da aula. Eu perco porque eu estou acompanhando vocês, estou tirando as dúvidas de vocês durante a aula. Então, lembrando que sou eu que converso com vocês aqui no chat, certo, meninos? Porque essa aula, por questões técnicas de conexão para não atrapalhar a aula e também por causa do meu bebezinho, para não correr o risco de durante a aula a gente ter que parar por qualquer motivo. Então, essa aula ela é gravada sempre poucas horas antes da nossa aula ir ao ar. Mas eu estou aqui com vocês, conversando com vocês no chat agora, às 18 horas, 18 e exatamente, acredito que 18 e 6, 18 e 7 nesse momento aqui. Então, sou eu que estou aqui conversando com vocês, tirando as dúvidas. Então, quando vocês me escrevem aqui, às vezes eu perco algumas informações. Então, mandem mensagens para mim pelo direct do Instagram, coloquem nos comentários aqui, nas aulas do YouTube também, que na medida do possível, claro, às vezes são vários pedidos e a gente só tem uma aula por semana, pode ser que demore um pouco. E também lembrando a todos vocês que nem todos os pedidos eu vou poder atender por questões de direitos autorais, nem todas as músicas o YouTube permite que sejam utilizadas. Lembrando que nenhuma das nossas aulas, elas são monetizadas, exatamente porque nós trabalhamos com material de outros autores, então, mas isso não é um problema de forma alguma, ou seja, nós não ganhamos nenhum centavo do YouTube pelas aulas aqui, mas o importante para a gente é poder ter uma música que o YouTube não bloqueie, certo? Então, por esse motivo, para evitar que o vídeo da aula, a aula, ou durante ou depois, seja bloqueado para quem vem depois, não, para que ninguém perca nada, nós sempre temos que selecionar músicas que não terão esse tipo de contratempo depois. Por esse motivo, algumas músicas podem não ser atendidas. Mas eu faço questão, mandem os pedidos de vocês, que na medida do possível a gente faz uma aula com a música que você gosta, sim. Já falei demais. É vero? La prof parla tanto. Potete dire, Angela, parli tanto. Angela, parli troppo. Você fala demais. Mas, voltando aqui para onde eu comecei, nós vamos atender pedidos. E o primeiro pedido oficialmente que nós vamos atender é da Tereza Guimarães. Tereza, ela mandou uma mensagem para mim dizendo: Ângela, por que você não coloca a música Margherita do Riccardo Cocciante? Belíssima. E é verdade, quando a Tereza fez esse pedido, eu fiquei até arrepiada, porque eu conheço essa música e eu amo essa música. Procurei, já faz 4 semanas que ela fez esse pedido para mim. E eu tava procurando uma versão que eu pudesse usar nas nossas aulas e encontrei, Tereza! Encontrei, então, por isso... Per questo motivo, la nostra canzone di oggi è lei, Margherita. Meninas, se preparem. Só em ouvir esse título, só em pensar na música, eu já fico emocionada. Essa música é maravilhosa, é maravilhosa. E quem quando terminar a aula disser que não é, eu vou na casa e puxo a orelha, entendeu? É uma música muito linda, gente. Eu espero que vocês gostem. Como eu gosto e como a Tereza também gosta, né? Margherita, já comecem pronunciando comigo, Margherita, por coincidência acabaram ficando 2 nomes, né, Margherita e Rita, então essa música vai para todas as margaridas, Margherita e Rita, inclusive aquelas do meu curso, tá, meninas, beijo no coração para todas vocês, para todas as mulheres, porque essa é uma música de amor, é uma música para nós, mulheres. E pra Tereza também. Essa música especialmente vai. Vai bem, né? Tô uma apresentadora de rádio, né, gente? Vamos lá.
Cominciamo la nostra canzone, cominciamo la nostra lezione, cominciamo ufficialmente la nostra lezione. Cantante, Riccardo Cocciante, anno 1976. Margherita di Cocciante è una delle canzoni più famose della nostra storia recente, della storia recente della musica italiana. Então, já observem aqui, ó. Margherita è una delle canzoni più famose. E se você vem da nossa história recente, né? Se você vem acompanhando as nossas aulas, você já viu praticamente nas últimas 3 ou 4 aulas essa formação aqui de frase. É una delle canzoni più famose. Mas se você não vem acompanhando, a gente lembra rapidinho, ó. Nós vimos com a música Generale, noi abbiamo visto con la canzone Generale questa formazione. I cantautori, uno dei cantautori più importanti. I brani, uno dei brani più famosi in assoluto, una das músicas mais famosas di sempre. E oggi noi abbiamo le canzoni, então è una delle canzoni più famose della nostra storia recente. Ma parliamo di questa canzone. Ok, ragazzi, attenzione, às vezes nós trabalhamos un pochino con la lingua italiana também na introdução. Mas hoje o nosso trabalho com a língua vai ser todo dentro da música, porque tem muita coisa bacana pra gente trabalhar, certo? Então, fiquem apenas em relação à explicação, à introdução da música, fiquem atentos à pronúncia da língua italiana e à tradução que a gente está trazendo aqui, daquilo que a gente está falando, caso haja alguma dúvida, ok? Allora, parliamo del significato di questa canzone. Il significato della canzone è molto semplice, è molto semplice. E proprio qui, e esattamente qui, e proprio qui, nella semplicità, sta la sua forza, la forza della canzone. Si tratta di un brano d'amore, un brano d'amore, in cui, no qual, in cui, il cantante tesse le lodi di una ragazza di cui si è innamorato, appunto Margherita. Né? Nessa música o cantor ele tece, realmente ele vai lá e faz aquele manto perfeito com as qualidades, né? De uma garota pela qual ele se apaixonou. Exatamente ela, appunto Margherita. L'obiettivo è riuscire a conquistarla con le parole così profonde e intense. Parole profonde e intense. Lembrando aqui que o così, que normalmente nós associamos a assim, quando ele está na frente de adjetivos, ele significa tão. Così profonde e intense, tão profundas e intensas. Lui, il cantante, descrive tutta una serie di pregi, qualidades, pregi, di questa donna. E in un crescendo sempre più intenso, sia di parole che di voce, si arriva poi alla conclusione. Então, in un crescendo ali, cada vez mais intenso, tanto di parole quanto das palavras quanto da voz dele, si chega à conclusão, in cui si capisce che la dedica, olha come a gente diz dedicatória in italiano, né? Dedica. La dedica ha avuto successo. Perché?
La canzone si conclude con questa frase: Margherita adesso è mia. Vediamo? È il momento di ascoltare. Attenzione ragazzi, attenzione, ascoltate, ascoltate questa canzone che è bellissima. A voi Margherita. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, fare in modo che al risveglio non mi possa più scordare. Perché questa lunga notte non sia nera più del nero, fatti grande dolce luna e riempi il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina come non hai fatto ancora. Per poi farle cantare le canzoni che hai imparato, dire cose in silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi con secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccole e palazzi, perché lei ama i colori. Saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita. Margherita adesso è mia. Bene ragazzi, io amo questa canzone, amo questa canzone. Una forza, un'energia, un amore, un sentimento. Io la amo questa canzone. Allora, comprensione e vocabolario. Torniamo, parliamo di lingua italiana e comprendiamo tutto quello che c'è scritto in questo testo. Vamos lá, comprensione e vocabolario. Vamos entender tudo aquilo que está dentro, que está escrito nesse texto. Ok? Hoje vamos nos concentrar em reforçar coisas que nós vimos,
certo? Por isso que tem tanta informação, mas é para reforçar aquilo que já vimos em aulas anteriores. Então, se você ainda não viu as aulas que nós fizemos, vai seguindo da penúltima até a antepenúltima, vai voltando um pouquinho, tem uma playlist com E Sábado Cantiamo Insieme. Procura aqui no canal essa playlist e assiste todas as aulas, que vale a pena para você também receber esse conteúdo, né? E vim só revisando nas aulas com a gente. E, além disso, dicas de expressões, palavras novas e vocabulário. Dicas de vocabulário, certo? Então, gramática, revisão e novas expressões para vocês. Va bene? Cominciamo, ragazzi, cominciamo. Io non posso stare fermo. Io non posso stare fermo. Con le mani, nelle mani. Una mano, due mani. Le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. Allora, ricordiamo una cosa. Verbo stare. Lembrem sempre che stare in italiano normalmente non è semplicemente estar nesse lugar, ma sim è ficar, permanecer. Certo? Lembrem disso, stare em italiano vai estar mais associado ao fato de permanecer do que simplesmente se encontrar naquele momento ali, ok? Então, quando ele diz, io non posso stare fermo, ele está dizendo, eu não posso ficar aqui parado. Con le mani nelle mani é uma expressão para dizer sem agir, imóvel, certo? Vamos falar já já sobre isso de novo. Mas observem aqui, revendo, relembrando também a palavra prima, prima. Nós vimos nas aulas anteriores que prima pode significar antes, que é o caso dessa frase, né? Tante cose devo fare prima che venga domani, antes que chegue o amanhã. Prima che venga domani. Ma prima, a propósito, prima, antes, parliamo della parola fermo, fermo. Muitos de vocês podem ter ouvido fermo, ou então, deixa eu sair aqui um pouquinho do meio, prontinho. Vocês podem ter ouvido fermo, ou então fermato. Fermato, a gente já falou várias vezes sobre com essa palavra, fermato. Fermo e fermato significam parado, fermo e fermato. Mas quando usar um e quando usar o outro? Pode ser que algum de vocês tenha essa curiosidade, ou então que eu esteja trazendo essa curiosidade para alguns de vocês. Mas vamos observar essas frases. Io sono fermo qui. Io, Angela, sono ferma, no? Io sono fermo, maschile. Io sono ferma, femminile. Io sono, vou falar por mim, certo? Io sono ferma qui. Verbo essere. Verbo essere. Io sono ferma qui. Ou seja, eu estou parada aqui. Eu me encontro nessa situação, parada. Verbo restare. Io resto ferma qui. Io resto. Restare significa ficar também. Então, eu fico parada aqui. Verbo stare, só para reforçar, também tem, é sinônimo de restare e não de essere. Restare, io sto ferma qui, quer dizer que eu fico. Não, pode ir tranquilo que io sto ferma qui, que eu fico parada aqui. Certo? Então, eu posso dizer tranquilamente que fermo é um adjetivo. Em italiano, adjetivo. Adjetivo. Fermo, adjetivo, porque acompanha verbos de estado, do ser, né? Essere, restare, stare. Então, é um adjetivo parado nesse sentido. Aproveitando ainda esse sentido, observem essa outra frase. L'autobus é, verbo essere, é fermo. Está lá, parado. É fermo alla fermata, na parada. Então, já vamos aqui ver também a palavra la fermata, fermata, que é um sostantivo. Sostantivo em italiano, substantivo em português. Ou seja, é a parada do ônibus, é la fermata. Passando dalla fermata, continuiamo a parlare di fermo o fermato. Vamos continuar falando de fermo ou fermato. Observem essa frase, a palavra aqui é fermo. Fermo. Io mi fermo qui. Io mi fermo qui. O verbo aqui não é essere, não é restare, não é stare. O verbo aqui é o próprio verbo fermar-se. Io mi fermo qui. Então, nesse caso, realmente eu estou falando
Eu estou trabalhando com um verbo. Eu paro aqui. Ou então, eu fico aqui. Nós vimos em outras aulas passadas que fermare pode também significar não só parar, mas também ficar em um lugar por um determinado tempo, né? Nós vimos isso em outras aulas. Mas eu estou relembrando aqui para você. Fermare pode significar tanto eu paro aqui, quanto eu fico aqui, certo? Quando eu associo esse verbo a um lugar. Verbo fermarsi, io mi fermo. Verbo fermare, io ho fermato l'autobus. Io ho fermato l'autobus. Eu parei. E aqui nós encontramos o fermato. E eu estou trabalhando com um verbo. Ho fermato l'autobus. Eu parei. L'autobus si è fermato. L'autobus si è fermato. O ônibus parou. O ônibus parou. Si è fermato. Então, eu tenho fermo, que também é um adjetivo, mas também pode ser uma voz do verbo fermare, ou fermarsi, e fermato, que é um participio, participio do verbo fermare ou fermarsi, certo? Então, significa parado também, porque em determinadas situações na língua italiana, o participio fermato, ele vai ter o significado, o sentido de parado também. Porém, é importante lembrar para vocês que fermo é uma qualidade, ou seja, um adjetivo. Fermato não é mais a qualidade, mas sim uma das conjugações dos tempos ou dos modos, né? Um momento de um verbo, certo? Então, fermato associa ao verbo e fermo associa ao adjetivo. Ok? Quindi io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. Mani nelle mani. Osservate queste immagini. Mano nella mano. Mano nella mano. Mano nella mano. Mani nelle mani. È un significato per questa espressione. Mani nelle mani. Ma non solo, non solo, perché c'è un'espressione, una, io posso dire che è una figura retorica, no? Una figura retorica, perché quando io dico osservate questa immagine, osservate bene questa immagine, observen bene, mani nelle mani, sono le mie mani, io sto qua fermo, ferma, senza fare niente, così. C'è anche un'altra espressione che dice che è questa qua sotto, girarsi i pollici. Io sto fermo qua, io sto fermo qua, no? E giro i pollici. Quindi queste due espressioni significano inattività totale, non fare niente, ok? Stare là. E lui dice io non posso stare qua fermo. Con le mani nelle mani, con le mani nelle mani, cioè senza fare niente, senza fare niente, mani nelle mani. E se lei già sta dormendo, e se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, scordare. Risveglio. Cos'è il risveglio? È questo. Oh, la mattina. Ah, o despertar. Il risveglio. Il risveglio. E scordare. Scordare è il contrario di ricordare. Scordare, qui, è il contrario di ricordare. Ok? Scordare. Ricordare. Quindi lui dice farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. Perché questa lunga notte non sia nera, nera è scura, a cor preta, certo? Non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna,
e riempi il cielo intero. Aqui ele está pedindo para que a lua cresça, para que essa noite não seja escura como a escuridão, né? Que a lua cresça e encha, preencha todo o céu. Então, perché questa lunga notte non sia nera più del nero, fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. Fatti grande. Il verbo è, l'espressione è farsi grande. Io comando la luna, io dico fatti grande luna. Posso anche dire io mi sono fatta grande, no? Nel senso che io sono cresciuta, che io cresci, perché farsi grande significa questo, crescere, ma non solo. Significa anche voler apparire. Ok, querer aparecer às custas dos outros. Normalmente essa frase se utiliza quando uma pessoa à custa dos outros quer aparecer, quer demonstrar ser grande coisa, certo? Então, farsi grande significa sia crescere davvero, sia voler apparire. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E perché quel suo, il sorriso di Margherita, quindi quel suo sorriso, possa ritornare ancora. Splendi sole, il sole deve splendere domattina, come non hai fatto ancora. Ancora, ricordiamo, può significare ainda, è uno dei significati do ancora, ainda, con frasi che noi già vimos due o tre volte qui. Ancora non so che nome dare al mio cane, ancora non lo sai. E in questa canzone abbiamo splendi il sole domattina come non hai fatto ancora, come você ainda non fez até oggi, né? Então amanhã de manhã você tem que, assim, tem que ser aquele esplendor que você nunca proporcionou até hoje para Margherita. Mas o ancora também pode significar mais, e isso nós vimos, certo? Mas esse não é o principal de agora, porque nós vimos melhor em outra aula. O principal de agora é o novamente. Ancora no sentido de novamente. Com frases como, puoi chiamarmi ancora per vedere se funziona il telefono? Certo che posso chiamarti ancora, posso ligar di nuovo para você. E in questa frase, in questa canzone, è perché quel suo sorriso possa ritornare ancora. Para que o seu sorriso possa voltar novamente. Olha só que interessante. Um verso, são dois versos, são quatro na realidade, como é estruturada a música. Mas logo em seguida, uma frase depois da outra, nós temos o ancora. Na frase de cima, significa de novo, novamente. E na frase de baixo, significa ainda, né? Então, e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora? Splendi sole domattina. Domattina è domani, amanhã, mattina. Si forma uma palavra só muito comum, tanto no escrito quanto no falado. Domattina. È união de domani con mattina, amanhã de manhã. Come non hai fatto ancora? Angela, tanto faz eu dizer domattina ou domani mattina? Tanto faz, domattina resolve a situação, é uma palavra só, então é a preferida, digamos assim, eu também prefiro, domattina. E per poi farle cantare, e para depois fazê-la, Margherita, fazê-la cantar. Farle cantare le canzoni che ha imparato, che aprendeu. Per farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio. Ragazzi, che meraviglia questa frase, questo verso. Per farle cantare, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Un silenzio che nessuno ha mai sentito. Ha imparato, ha sentito. Ricordiamo qui il passato prossimo, che abbiamo visto anche. Ricordiamo che o passato prossimo è un tempo composto, auxiliar essere o avere no presente,
mais o participio principal, mais o participio do verbo principal. Com frases como: tu mi hai disegnato, tu mi hai creato, la gente mi ha presa, que são frases da nossa última música, nós podemos observar que uma das situações na qual nós vamos escolher o verbo haver e não o verbo essere é quando o verbo pedir um complemento que responda a pergunta o que e quem, certo? Isso aqui é uma revisão, por isso, se você estiver achando rápido, saiba que é uma revisão da última aula, tá? Então, volta lá que vale a pena. E a gente só está falando sobre um dos casos, um dos usos do avere, certo? Só é uma dica rápida aqui para a gente entender a gramática dentro do contexto, tá? Tu mi hai disegnato. Tu hai disegnato. Cosa? O quê? Mi hai disegnato. Você me desenhou. Tu mi hai creato. Hai creato cosa? A me? Mi hai creato. La gente ha preso. Ha preso chi? Mi ha preso. La gente mi ha presa. Okay? Então, percebam que esses verbos precisam do complemento que ou quem. Esse mi aqui, o mi aqui, é o que, respondendo a pergunta o que e quem, nesse caso. Na nossa frase de hoje, no nosso verso, nós vamos ter Margherita ha imparato qua. Imparato cosa? O que foi que ela aprendeu? Margherita ha imparato le canzoni. Le canzoni. Tá, observa bem, vai observando. Sempre que a pergunta for o que ou quem, o auxiliar, ele vai sempre, quase sempre, certo? Salvo raríssimas exceções. Sempre existem exceções, mas assim, vocês podem ir bem seguros que o erro vai ser mínimo se quando a pergunta for o que ou quem, vocês utilizarem o auxiliar avere, certo? Então, Margherita ha imparato. Cosa? O que? Le canzoni. Nessuno ha mai sentito. Cosa? Il silenzio. Un silenzio che nessuno ha mai sentito. A proposito di sentire. Sentire in italiano, il verbo sentire è bellissimo perché significa sia avere una sensazione, percepire, no? No? Si parla di sensazione, di quello che io sento a livello fisico, spirituale, ok? Ma anche ascoltare. Quindi quello che entra qua è una cosa che noi sentiamo, ok? Se entra la punta, di una penna, io sento un dolore. Però quello che quando entra il suono, io sento, io ascolto, ok? Sveglierò tutti gli amanti, sveglierò, parlerò, futuro, sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore, ela quer o amor, ela quer o amor, ela quer ser amada, lei vuole l'amore, e poi corriamo per le strade. Qua è lui e Margherita. Lui sta dicendo a lei, sta pensando a tutto quello che loro devono e possono fare. No? Corriamo per le strade e mettiamoci a ballare in mezzo alla strada. Vai. Perché lei vuole la gioia. Perché lei odia il rancore. E poi torniamo qua, corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole, ela quer, ela deseja, lei vuole la gioia. E qua mi sono ricordata di te, Lucia, ci sei? Sei qui? Se sei qui, di... Ehi, ciao Angela! Sono ricordata di Lucia, lembrei da Lucia, perché ela disse che sempre, se non mi engano, a vozinha do esposo dela chamava o esposo di gioia, não é? Che significa isso? Alegria, gioia, felicità, alegria. Un sentimento bellissimo, gioia. Perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Ora capiamo la parola strada, corriamo per le strade. O que ele está dizendo? Que vai pegar a BR-222, a 116, que é a minha, né? Aí do Ceará, BR-116, e vai sair correndo com ela pela BR ou pela autostrada italiana?
Pode ser, poderia ser, por quê? Perché in italiano la parola strada è anche questo, è quello che in portoghese noi chiamiamo strada. Ma una strada può anche essere una via, una rua, certo? Então è mais provável che nesse contesto aqui ele diga, né? Nós vamos correr pelas ruas e não pela estrada, certo? Mas estrada significa tanto, pode significar tanto estrada no português quanto rua, certo? Corriamo per le strade e mettiamoci a ballare. Mettersi a fare qualcosa, mettere è colocar, mas mettersi a fare qualcosa è un'espressione che significa começar a fazer algo. Olha che interessante. Mettersi a fare qualcosa, começar a fazer algo. È tardi. Mi metto a studiare. Vou começar a estudar, já tá tarde, passou o tempo, ó. Vou começar a estudar. Tá na hora. Mi sono messa, passato, mi sono messa a pensare. Comecei a pensar. Ero qui, non facevo niente. Non avevo iniziato a studiare e mi sono messa a pensare, comecei a pensare. Nella canzone mettiamoci a ballare e comecemos a danzare. Mettiamoci, imperativo, e mettiamoci a ballare. Então, mettersi a fare qualcosa in italiano significa começar a fazer algo. Corriamo per le strade e mettiamoci a ballare. Perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Gioia sinonimo di allegria, rancore sinonimo di risentimento, come rancor in portoghese. Okay? E poi, coi secchi di vernice, coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Secchi di vernice, secchio, questo è un secchio, secchi, tanti, tanti di questi. Coloriamo tutti i muri, coloriamo, verbo colorare, questa bambina colora, colorare, disegnare, colorare. Vernice, tinta. Vernice, vernice. Colore, qua è singolare, colore, maschile in italiano, il colore. Qui dice i colori, lei ama i colori, ela ama as cores. In italiano maschile, in portoghese femminile. Quindi secchio, colorare, vernice, singolare, vernice. Plurale è vernici, come qua. Ah no, qua è singolare anche. Vernice, colore, singolare, plurale, colori. Coloriamo tutti i muri. Un muro, un muro. Case, questa è una casa. Vicoli, plurale di vicolo. Vicolo, questa stradinha qui, può essere un becchino também. Vicolo. Palazzo. È un pregio, palazzo, palazzo. Attenzione, falso amico, hein? Palazzo, un pregio. Saliamo su nel cielo, saliamo su nel cielo e prendiamole, prendiamo per lei, per Margherita, prendiamole una stella. Eles dois juntos, ó. Noi juntos vamos subir no céu e vamos pegar para ela, tudo é para ela. E prendiamole una stella. Perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce. Attenzione alla parola dolce, dolce, è meio portoghese e meio spagnolo, né? Chi conosce le due lingue, meio portoghese e meio spagnolo, dolce, perché Margherita è vera. Aproveitando para mandar um beijo para as minhas alunas que se chamam Vera, que olha que nome lindo, gente, Vera, verdadeira, Vera. Perché Margherita è vera, perché Margherita ama, mamma mia, i brividi, perché Margherita ama e lo fa, e ama e lo fa una notte intera,
Perché Margherita è un sogno. Perché Margherita è il sale. Il sale. Sapore di sale, sapore di mare. Perché Margherita è il vento. Margherita è il vento e non sa che può far male. E non sa che può far male. Osservate questa espressione. Far male, fare male. E vediamo qua. Ok. Far male, fare male. Può significare due cose. Attenzione, due cose. Far male, quando io sento, quando una parte del mio corpo fa male, significa che c'è un dolore. C'è un dolore fisico, che si sente questo dolore. Fa male la, qua, fa male la schiena. Fa male la schiena a questo ragazzo. Fa male la testa a questa ragazza. Come a me fa sempre male la testa. Però far male significa anche ferire qualcuno, ferire, causare questa ferita non fisica ma dentro, no? Far male al cuore, quindi sentirsi male, sentirsi triste. Quando ad esempio qua le bambine che ridono di questa ragazza poverina qua da sola, quindi questa situazione fa male a questa bambina. Okay, quindi far male significa tanto il dolore fisico quanto questa ferita dentro. Per questo ho scelto magoar. E non sabe chi può magoar, chi può ferir. Perché Margherita è tutto. Ed è lei la mia pazzia. Ripetam comigo essa palavra. Pazzia, pazzia, loucura. Pazzia, come o Z di pizza, pazzia, loucura. Foi uma das primeiras palavras que eu aprendi em italiano. La pazzia. Lendo, ouvindo, conversando, essa palavra apareceu, né? Buscando contato com a língua italiana do dia a dia, essa palavra ela apareceu. La pazzia. Que é sinônimo de folia. La pazzia, la folia. E aí até me pergunto, será que o termo português folia, né? Do folião, a folia, a festa, a folia. Será que tem a ver com isso? Acho que tem, né? Pode ser aí que vem aí do latim também. La folia. São sinônimos. Ambas significam loucura. E loucura em todos os sentidos, certo? Tanto loucura mesmo, quanto uma situação que parece que a pessoa está louca, né? Nervoso, que chega às beiras da loucura aqui. Certo? La pazzia, la follia. Essere pazzo, essere pazza. Essere pazzo di, essere pazza di. Osservate queste frasi. Lui è pazzo di lei. Ele é louco por ela. Lui è pazzo. Lembra do Z di pizza, tá? Lui è pazzo di lei. Lei è pazza di lui. Vocês já viram essa palavra alguma vez? Pazzo, pazza? Às vezes no Brasil tem algumas lojas, pizzarias que às vezes colocam esse nome, né? Quando eu não conhecia o italiano, eu achava que tinha a ver com pizza. Depois foi que eu fui entender que era tipo padeiro louco, né? Panettiere pazzo. Se vocês já ouviram essa expressão e não sabiam o que era, comentem aqui para eu saber, tá? Eu acho bem diferente, né? Lui è pazza di lei, lei è pazza di lui. Io sono pazza per i dolci. Io sono pazza per i dolci. Non è vero. Che io sono pazza per i salati, non per i dolci. Noi siamo pazzi per la musica italiana. Noi siamo pazzi per la musica italiana. E se tu sei pazzo per la musica italiana, scrivi io sono pazzo per la musica italiana, io sono pazza per la musica italiana, io sono pazza per l'Italia. Ok? Attenzione, perché essere pazzo, io dico essere pazzo o essere pazzo di... No? Io posso dire è louco, è pazzo. È louco por, è pazzo di o è pazzo per. Folle no, da follia, folle no. Folle è louco e acabou. È come se fosse pazzo, è louco por, e folle è come se fosse insano, insano, né? Não, insano, né? De insanidade, né?
de insanidade. Então, é como se fosse isso, certo? Eu não digo é insano de, né? Eu digo é insano e acabou, né? Como se fosse mais ou menos isso, certo? Eu posso dizer, atenção, lui è pazzo, lui è folle. Mas eu digo lui è pazzo di, ou lui è pazzo per, e lui è folle e basta. Pazzia e follia, ok? Loucura, pazzia, follia. Ora, Margherita e Margherita. Torniamo qua un secondo. Margherita non sa che può far male perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita è Margherita. Margherita adesso è mia. Depois de momentos como esse, de palavras como essa, Margherita è sua. Lui l'ha presa, Margherita. Il suo amore. Bene, ragazzi, ora è il momento di praticare. Pratichiamo insieme? Dai! Respiriamo, sentiamo questa emozione, questo crescendo, questa intensità delle parole, ricordiamo l'espressione del cantante, la sua voce e pratichiamo. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. Perché questa lunga notte non sia nera più del nero, fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò ore ed ore. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. E poi, coi secchi di vernice, coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i frutti che può darci primavera. Costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera. Perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male. Perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. E così possiamo cantare insieme. A voi, cantiamo insieme ragazzi a squarciagola, con tutto il cuore, con tutta l'emozione, cantiamo insieme a Riccardo Cocciante e Ranieri, Massimo Ranieri, Margherita. E attenzione perché alla fine dovete veramente cantare con Riccardo Cocciante. Fate attenzione, vedete perché. Con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare.
perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero, e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che hai imparato, dire cose in silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi secchi di vernice, coloriamo tutti i muri, case piccole e palazzi, perché lei ama i colori. Saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sole, perché Margherita è il vento e non sa che può fermare, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita è Margherita, Margherita mia. La, 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 la. Margherita adesso è mia. Dovete fare un pezzo con me? Allora. Perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita e le fa la notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sole, perché Margherita è il vento, e non sa che può fermare, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita è Margherita, Margherita adesso è mia. Meraviglioso, meraviglioso, fantastico, fantastico, ragazzi, spero davvero tanto che vi sia piaciuta questa canzone e questo cantante, che è uno dei più grandi cantanti della musica italiana. Lo amo, Riccardo Cocciante, bellissimo, bellissimo, bravissimo. Grazie Teresa per avermi ricordato questa canzone meravigliosa, bella bella, ragazzi. Allora vi lascio un bacio. Não esqueçam de seguir Italiano com Angela Amarante em todas as redes sociais e nos vemos no próximo sábado. Te vediamo sábado, alle 18, qui su YouTube, Italiano com Angela Amarante. Tchau, ragazzi! Vi voglio bene, um bacio grande, buona domenica a tutti voi! Tchau, tchau!
sempre un passo grande, un passo così importante.